Ben trovati a tutti i telespettatori di Telenicosia, queste notizie flash provinciali del 6 maggio curate dalla nostra redazione. Enna, avviso di conclusione indagine, rinvia giudizio per l'ex presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo, per gli ex assessori regionali alle infrastrutture Pier Carmelo Russo e all'energia Giosuè Marino e all'ex custode del sito, il funzionario regionale Pasquale La Rosa. Avrebbero contribuito a fare della miniera di Pasquasia una mega discarica di rifiuti pericolosi, ferro e amianto, soprattutto accumulatisi negli ultimi decenni. Troina, le indagini della Guardia di Finanza di Nicosia hanno portato alla scoperta di due imprese che a Troina operavano nel campo alimentare, riconducibili a due coniugi. I due ingrosso di alimentari avrebbero occultato nel corso degli anni ricavi per oltre 2 milioni di euro. In particolare una delle imprese aveva omesso di presentare le dichiarazioni fino all'anno 2011, mentre l'altra non risultava aver mai ottemperato a tale obbligo fiscale, figurando di fatto del tutto inattiva alla banca dati del fisco. Nicosia, comizio in piazza Garibaldi sotto la pioggia, gli esponenti dell'opposizione all'amministrazione Amalfitano hanno illustrato ai cittadini intervenuti le carenze amministrative e la grave crisi in cui versa Nicosia a causa dell'inerzia della giunta. Interventi di tutti i consiglieri comunali di opposizione che hanno auspicato che la mozione di sfiducia che verrà presentata possa passare in aula e si ponga fine al cattivo governo della città. Nicosia si è proceduto nella mattina di lunedì al sorteggio dei 68 scrutatori che il 25 maggio verranno impiegati nelle 18 sezioni della città per espletare le operazioni di voto. Poco meno di 2.000 i candidati inseriti in una lista nazionale da cui sono stati sorteggiati gli scrutatori. La commissione elettorale ha deciso all'unanimità di utilizzare questo strumento ritenuto più equo. Nicosia, con una giornata di anticipo, la NAF Nicosia Volley, squadra femminile di pallavolo che milita nel campionato regionale di Serie D, ha conquistato la promozione nella serie superiore. Le ragazze guidate in panchina da Andrea Angilello hanno battuto il clan dei ragazzi per 3-0 e per la concomitante sconfitta delle avversarie del Mascalucia le nicosiane rimangono matematicamente al secondo posto, conquistando un traguardo storico per la pallavolo femminile locale. E con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione delle notizie flash curate dalla redazione Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.